I soci portano le olive in cassette forate, questo è fondamentale perché non si surriscaldino dentro, vengono pesate, vengono lavate, poi vengono passate sul frangitore, che è una macchina che macina le olive, dopodiché vanno alla gramolatura, reparto gramolatura, dove si separano le molecole dell'olio dalle molecole dell'acqua. Da lì passano al decanter, che è un macchinario che divide la sansa con l'olio, e poi passano alla centrifuga finale, che è un'altra macchina che purifica l'olio delle piccole impurità che possono rimanere dentro. L'olio a quel punto è un olio pronto da consumare. Beh, noi innanzitutto abbiamo sempre fatto olio estratto a freddo. Questo è fondamentale, non superare mai i 27 gradi. Quindi la nostra estrazione è estratto a freddo. Facciamo anche il biologico, perché i frantoi sono certificati per fare anche il biologico. La destra Piave, l'olivicoltura si è sempre un po' mantenuta, influenzata anche dal vicino bassanese, perché sul vicino bassanese l'olivicoltura c'è sempre stata. Quindi in questo territorio tanti anni fa andavano a Bassano a frangere le olive, mentre con la nascita della prima associazione della Pedemontana Trevigiana, associazione ATO, che è un'associazione nata proprio, associazione Trevigiana Olivicoltori, per il recupero del territorio. Quindi il nostro obiettivo è sempre stato il recupero del territorio e il rispetto del territorio. Quindi un'olivicoltura che si è sviluppata qui, ha aumentato, ma si è sviluppata quasi completamente nel Vitoriese, perché abbiamo un frantoio anche a Vittorio Veneto. Nel Vitoriese l'olivicoltura è ripartita da zero, diciamo. È un'olivicoltura che si è sviluppata sulla zona collinare pedemontana, protetta dai venti freddi del nord, e quindi un'olivicoltura, la definiscono eroica al giorno d'oggi, perché fanno tutto a mano, sulle zone collinari è molto difficile anche la gestione durante tutto l'anno dell'oliveto, perché dobbiamo sfalciare l'erba, dobbiamo fare i trattamenti minimi indispensabili, perché bisogna anche fare un'olivicoltura che rispetti l'ambiente, e la raccolta viene fatta a mano, quindi è un'olivicoltura di sacrificio e di lavoro.